Carlo Conti batte tutti, la corrida trionfa su Rai 1. La corrida torna su Rai 1, successo di ascolti per Carlo Conti. Ieri sera su Rai 1, dopo 7 anni di assenza dai nostri schermi, è tornata in televisione la corrida. Il programma dei dilettanti allo sbaraglio ha fatto la sua comparsa in televisione, lasciando Canale 5 per approdare su Rai 1. La corrida è tornata in Rai esattamente a 50 anni dalla sua prima edizione, condotta da Corrado, in onda esclusivamente in radio. Il pubblico ha apprezzato particolarmente la trasmissione premiandola con ascolti record. La prima puntata della corrida, condotta da Carlo Conti, che ne ha preso in mano le redini, ha registrato 5.999000 telespettatori ed uno share del 27,44, lasciando tutta la concorrenza indietro. Su Canale 5 Il Segreto ha registrato 2.299000 telespettatori ed uno share del 9,3. Anche Rete 4, come Canale 5, ha perso telespettatori registrando 1.071.000 telespettatori ed uno share del 5,44 con Quarto Grado. Nemo Nessuno Escluso, su Rai 2, ha registrato 828.000 telespettatori ed uno share del 3,75 di share. Rai 2, Canale 5 e Rete 4 hanno particolarmente sofferto la concorrenza di Carlo Conti, vedendo migrare il pubblico su Rai 1. Su Italia 1, 6 su Scherzi a parte ha registrato 1.364.000 telespettatori ed uno share del 6,86. Carlo Conti su Rai 1 con la corrida conquista il pubblico, ascolti TV ieri. Vittoria per Carlo Conti e il programma La Corrida che ha conquistato 6 milioni di telespettatori. Vedremo se Carlo Conti, il conduttore principale di Rai 1, riuscirà a tenere questa media del programma anche nelle prossime 5 puntate che seguiranno ed andranno in onda ogni venerdì su Rai 1. Prima della corrida, Soliti Ignoti ha registrato 5.300000 telespettatori ed uno share del 21,66. Allo stesso orario, ma su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 4.548.000 telespettatori ed uno share del 18,5. Bene sulla 7,8,5 che ha registrato 1.776.000 telespettatori e il 7,3 di share. In preserale ottima come sempre l'eredità che su Rai 1 ha registrato nella prima parte 3.048.000 telespettatori ed uno share del 22,5. La seconda parte del gioco ha conquistato 4.496.000 telespettatori ed uno share del 25,7. Su Canale 5 invece Avanti un altro ha registrato 2.375.000 telespettatori ed uno share del 18,9 nella prima parte, 3.401.000 telespettatori e il 20,35 di share nella seconda parte di programma. Nella mattinata di Rai 1, 1 mattina è visto da 1.005.000 telespettatori ed uno share del 19,07. Storie Italiane è arrivato al 18,51 mentre Buono a Sapersi al 15,57. A mezzogiorno La Prova del Cuoco è stata vista da 1.892.000 telespettatori e il 16,80.
Mattino 5 ha conquistato il 13,7 di share e il 16 di share nelle due parti di trasmissione. Forum ha registrato il 18,4 di share.